Trovo questo ristorante di pesce che mi hanno consigliato qui ad Agadir, ok? Mr. Fish. Da Mr. Fish, che ce l'hanno consigliato, guardate che pesce che c'hanno qui. Oggi proviamo questo ristorante, guarda che piattoni che ti fanno ragazzi, guarda che spettacolo. Super, guarda che roba. Bellissimo. Vediamo Zaccaria. Zaccaria ha preso la zuppa di pesce. Zuppa di pesce della casa. Con le crocchette. Ok. Zaccaria è sconvolto da quello che abbiamo ordinato. Allora, no, una mega ordinata. Io ho preso la zuppa e basta. Mega ordinate, la zuppa, le sardine. Adesso mangio. Perché me lo voglio faccio gustare. Faccio il video intanto che mangio. Va bene, lo faccio. Vedi, fai inquadrami un attimo. Vedi qua. Marocco tanta roba, ragazzi. Marocco si mangia bene. Mamma mia, ragazzi. Spettacolare. Allora, questi qui non c'è bisogno neanche di togliere la buccia. Si sciolgono in bocca. Sai che cioè, da noi devi stare lì a toglierlo, roba. No? Freschissimo. È un po' come il barrio pescato in Spagna, dove è tanta roba. Ho preso sta mega orata. Mamma mia ragazzi, veramente. Qua veramente è divino. Oh, mangio con le mani, perché a letto, a pranzo a letto, nessun rispetto. Com'è Zacca? Da Dio. Provati queste, sono spettacolari. Qua il pesce sa di pesce, non sa di congelato. Venga ragazzi, qua a Agadir sei di fronte, sei... Oh, mangio senza forchetta, me ne sbatte le balle. Ragazzi, qui è tanta roba. Qui è veramente tanta roba. Mamma mia. Altro che video che vedo io, street food, gente mangiare che... Mangiare con un euro, con due euro. Mangiare, cioè tu vieni in un posto del genere, sei ad Agadir, mica qui il pesce è divino. A me piace quelli che vengono in Marocco poi dicono, è bello perché ho mangiato con un euro, con due euro. Sì, esatto. Cioè il posto è bello perché hai speso due euro. Sì, esatto, come dice Zaccaria. Il posto è bello. Che si fermano a quegli autogrill in mezzo al deserto, che gli chiedono sì. Le crocchette. No, perché è bello. No, è bello perché in mezzo alla strada ho mangiato con 1,50 euro. Ehi, qualcuno che ha dormito con 5 euro, all'ostello. No, però, perché, cioè, Marocco, ragazzi, qui a Agadir non costa tanto, Cioè, se volete uscire e mangiare pesce... Volete mangiare, uscire pesce e mangiare tutti i giorni. Cioè, non costa tanto. Dopo la fine mi dico quanto abbiamo speso. Ah ragazzi, spettacolare. Spettacolare. Spettacolare, veramente. Cioè, a me piace, gente che arriva in Marocco. No, ma ho mangiato il panino in mezzo alla strada, ho speso un euro. Ho mangiato... Nella capanna di zio Tom gli ho dato 50 centesimi. Cioè. Oppure quelli che comprano lo zucchero, la farina, poi se la fanno in casa. Sì, oppure comprano il oppure comprano la pasta e la fanno in casa. Oppure si fanno il panino a casa. No, ragazzi. Venire ad Agadir. E non mangia. Oh, qui si chiama Mr. Fish, gli faccio pubblicità perché è merito. Veramente spettacolare. Oh, i gamberetti li mangi con la buccia. Ce l'ha consigliato uno, mi ha detto dovete andare lì e c'ha ragione questo qua. E c'ha ragione. Mamma mia ragazzi. Gamberetti li mangi con la buccia. Gamberetti li mangi con la buccia, ragazzi. Era la vita che non mangiavo i gamberetti con la buccia. Mamma mia. Ma non viene da dire, ma si mangia bene solo da noi. Sto cazzo. Qua in Marocco si mangia, anche da noi si mangia bene. Si mangia bene anche in Spagna. Si mangia bene anche in Francia. Si mangia bene anche in Portogallo. No. Si mangia bene anche. Si mangia bene anche in Marocco. Cioè. Si mangia bene in Italia. Ma si mangia tanto bene anche qui in Marocco, ragazzi.
qua il pesce è spettacolare. Allora, a me non piace il cumino, ve lo dico. Qua usano tantissimo il cumino. Non sono amante del couscous. Qua l'hanno messo, ma poca roba. Cumino. Alcuni cibi non vi piacciono anche a me. Però, per quanto riguarda pesce, verdure grigliate, ragazzi, se vi piace il pesce, qui è superlativo. Qui è superlativo, qui è il top. Allora, poi io... Allora, sei... qui siamo di fronte all'oceano, quindi te lo puoi scegliere lì, fresco, io ho detto che volevo colorata lì. Poi uno mi dice, ma l'hambre, magari mangiare il panino a un euro costa di meno che magari venire qui e spendere 15-20 euro. Amico mio, in pensione, quando prenderò la pensione, che sono in pensione. Amico, cioè, quanti anni è che hai lavorato già? 35 anni ho lavorato. Prendo la pensione, vengo al ristorante tutti i giorni. Ok? Tutti i giorni. Tanto riscaldamento non spendo niente. Taxi, spendi un euro. Esatto. Il giorno che prendo la pensione, che sono qui d'inverno, a posto di spendere 400 euro di riscaldamento, sto qua, e in pensione, tutti i giorni, dico, quel posto lì alla sera, anzi voglio che entro, dico, signor Lambrelletto, prego, grazie, prego. Esatto, ovvero no? Tutti i giorni al ristorante. E uno dopo che ha lavorato una vita potrà anche godersela, no? Dico, giusto o no? Io vado tutti i giorni. No, lui va tutti i ristoranti perché è pagato comunque dalla ditta. Io sono 10 anni che ho tutti i giorni al ristorante. No. Però... Va bene, comunque puoi venire a mangiare qui anche se non sei in pensione, che sei un ragazzo. Vabbè, ascolta. L'altro giorno abbiamo mangiato orata contorno, costava 10 euro. Cioè, io se dico, se ti manca 15 euro per mangiare un pesce orata, stai a casa. No. Cioè, ti costa di più, qua ti costa di più andare a mangiare al McDonald's che neanche mangiare. Esatto, pizza. Il McDonald's costa più pesce. Cioè, ti sei tolto lo sfizio, ma il McDonald's è una fregatura. No. Poi se c'hai voglia di andare a mangiare italiano, ci andiamo anche. Che si mangia bene, No, si mangia bene anche italiano qua. Anche la pizza era buona. La pizza costa 4 euro. Tre ristoranti italiani che abbiamo provato, abbiamo mangiato bene. Non è economico perché mangi italiano. Cioè qui che costa veramente poco mangiare pesce. Cioè, se sei amante del pesce, ragazzi, qua è un paradiso, Qua è un paradiso. Qui è veramente un paradiso. Mamma mia. Poi io a mangiare sono un animale e mi vanto. E non me ne fotte nulla. Mangio, guarda queste cose, è spettacolare. Ce n'è di roba qua. Spettacolare ragazzi, spettacolare. Oggi è il festival del mangiare. Oggi. Ciao, grazie, ciao. Super, forza Marocco. Grande Marocco. Hai mangiato bene. Super qua. Super, super. Ma si mangia veramente bene. Super, super. Bene e con niente. Sì, esatto. No, stiamo parlando che. Cioè, praticamente sono 40 euro mangiati in 4. Sì, 10 euro per uno. Sì, costa di più andare a McDonald's. Io dicevo a un mio amico che a Milano non ti fanno neanche vedere. Sì. Con le 4 sì, sì, esatto, poi il coperto. Spettacolare. Se va volentieri dai la mangia. Qui spettacolare. Qua 10 euro a testa mangia pesce. Sono in 4 di Milano. Cioè, ristorante fatto bene. Ciao. Ciao, super, ciao. Super qua. Super, super, ciao, veramente. Ciao, super Marocco, ciao. Cazzo. Grande Marocco. Super, vi dico già cosa hanno speso. Hanno mangiato in 4, erano là, c'erano dei piatti enormi. 40 euro. Hanno speso 40 euro in 4. In 4, cioè 10 euro a testa. In 4. Esatto. Cioè qui con 10 euro ti abbuffi, ragazzi. In 4. Ma avevano
hanno preso delle grigliate che... il doppio di noi hanno preso. Il doppio, cioè... Cioè guarda noi, fai per due. Sono rimasti scioccati. Poi ovviamente loro che non sono taccagni hanno lasciato la marcia. Vabbè, certo. Allora ragazzi, qua... Allora, qui è un paradiso, è un paradiso. Cioè 10 euro, per mangiare 10 euro devo stare a cucinare a casa. Cioè se vado a comprare la pasta al supermercato, il sugo mi costa di più. Mi costa di più, va la pasta a casa. No ragazzi, qui veramente è tanta roba. Ma poi si sciolgono in bocca, eh. Cioè, strepitoso. Questo è strepitoso ragazzi. Cioè, gamberetti con la buccia che ti si sciolgono. Questi qua cosa sono? Ah, c'è troppa roba. Ragazzi, sono già pieno. Va bene, vi saluto. Comunque il prezzo è quello lì. Con 10 euro mangi e t'abbuffi. Abbuffata.